relativity. 2, 1. Sono Mariano Bizzarri, lavoro qui all'Università La Sapienza, dove mi sono iscritto a medicina e chirurgia nel 75 e attualmente sono professore di patologia clinica. Ho cominciato sin da piccolo un percorso che mi ha avvicinato allo studio delle discipline scientifiche, con una particolare predilezione per l'analisi dei sistemi complessi. Mi sono perfezionato con un baccalaureato in biochimica a Parigi, avendo vissuto i primi 20 anni della mia vita all'estero, nei paesi arabi e in Francia, e una volta tornato, iscritto a medicina, ho qui conseguito la laurea e poi ho cominciato subito ad occuparmi di ricerca scientifica, con un occhio puntato da un lato sui tumori, che costituisce il mio argomento prevalente di ricerca e di impegno, sia dal punto di vista dello studio, sia dal punto di vista della pratica clinica, e dall'altro alle regole, alla teoria generale che presiede al funzionamento o alla alterazione dei sistemi complessi. Dopo un lungo periodo di apprendistato come borsista, dottorato e poi chiaramente ricercatore, ho cominciato a insegnare sia nell'ambito dei corsi di perfezionamento delle professioni sanitarie, dove tra l'altro ho insegnato chimica per più di 10 anni, e poi nell'ambito della facoltà di medicina, dove da 4-5 anni sono professore di patologia clinica. Contemporaneamente ho insegnato prima anche nel contesto della specializzazione in oncologia e attualmente sono docente nel dottorato di morfogenesi e ingegneria tessutale. Più o meno ogni anno porto uno o più studenti alla laurea, sia nell'ambito delle professioni sanitarie, sia in medicina, sia a farmacia. Noi accettiamo nel mio laboratorio esclusivamente studenti che portano avanti tesi sperimentali e buona parte di questi continuano poi a lavorare per conseguire un dottorato e eventualmente affrontare poi la difficile, difficilissima strada della ricerca, che però rimane ancora oggi un traguardo ricco di grandi soddisfazioni per i giovani. L'attività di ricerca si è sposata da sempre con le esigenze della clinica e della didattica in particolar modo. Quando torno con la memoria ai primi anni, ricordo come dovendosi in qualche modo arrangiare ed allestire per la prima volta un laboratorio di cromatografia liquida. A quel tempo ero interno e borsista presso la cattedra di urologia diretta dal compianto mio maestro di allora, il professor Franco Di Silverio. Noi ristrutturammo una cucina per potervi introdurre un cromatografo liquido, perché in quel periodo lavoravo soprattutto sull'isolamento e l'identificazione di una serie di piccole molecole che dipendevano dalla cascata metabolica del triptofano e che svolgevano un ruolo nell'ambito della patogenesi dei tumori della vescica. E le cose che venivamo studiando in laboratorio poi le potevamo trasporre quasi immediatamente nel contesto clinico e riportavamo nell'ambito dei corsi di addestramento, di insegnamento che anche a noi giovani ricercatori il professore faceva tenere ai giovani studenti. Con il tempo chiaramente le cose sono cambiate, per certi versi in meglio e per certi versi in peggio. In meglio perché oggi non sarebbe più concepibile organizzare e strutturare un laboratorio di cromatografia liquida in uno spazio angusto al di fuori di tutta una serie di disposizioni di sicurezza e finalizzate a verificare l'attendibilità e la correttezza dei dati.
Questo è l'aspetto positivo. L'aspetto negativo è che oggi poter avviare e mandare avanti, come capita attualmente nel mio laboratorio, una strumentazione analitica o di ricerca ad alto livello comporta delle spese raramente sostenibili con i soli finanziamenti che provengono dall'università e per i quali siamo costretti o a cercare di vincere in qualche modo bandi internazionali o richiedere la compartecipazione di industrie o il supporto di fondazioni che consentano da un lato di sopperire all'esigenza di pagare giovani ricercatori che terminato il dottorato hanno bisogno di essere sostenuti e dall'altro coprire le spese sempre più ingenti e crescenti del materiale utilizzato. Il nostro laboratorio di ricerca sui sistemi complessi è situato ed è ospitato dal Dipartimento di Patologia Chirurgica Pietro Valdoni qui all'Università La Sapienza. Raggruppa più di 10 ricercatori e ha stabilito cooperazioni internazionali con un'altra ventina di scienziati. In particolare nel corso degli ultimi anni ha pubblicato circa una sessantina di articoli scientifici, 2 brevetti internazionali e 2 libri della Springer che trattano in modo specifico di questa nuova disciplina, la System Biology. Ho strutturato per questo il laboratorio di System Biology finalizzandolo a percorrere una serie di tematiche di studio e di ricerca che ci permettessero di capire quali sono le regole fondamentali che consentono ad un organismo di svilupparsi, di differenziarsi e eventualmente capire come in talune occasioni, come nel caso dello sviluppo di un tumore, questo processo di auto-organizzazione proceda lungo strade di tipo patologico. Ed è per questo che siamo stati portati, da un lato, a studiare come questi processi avvengono in assenza o in presenza di alterate condizioni, noi le chiamiamo vincoli di carattere biofisico, e questo spiega tutto quell'insieme di studi che noi abbiamo condotto e conduciamo per capire come avviene e quali sono le condizioni che in qualche modo influenzano la vita al di fuori della Terra. In questo contesto, avendo io diretto per 10 anni il Comitato Scientifico dell'Agenzia Spaziale, 6 anni come membro e 4 anni come presidente, mi sono trovato a diretto contatto con un insieme di esigenze di carattere medico e tecnologico finalizzate ad assicurare la sopravvivenza nelle condizioni migliori possibili degli astronauti, a capire se ci fosse la possibilità perché la vita emergesse al di fuori della Terra stessa e a sviluppare tecnologie necessarie per poter monitorare lo stato di salute degli astronauti anche a distanza. E in questa veste sono stato presidente e coordinatore di un insieme numeroso di progetti di telemedicina. Per altro verso, tornando, se è il caso di dire, con i piedi per terra, noi abbiamo qui costruito un modello nuovo di studio sul cancro in cui si tengono in considerazione non solo e non tanto i fattori genetici, ma i fattori a contorno, considerando che il tumore è in qualche modo un processo di differenziazione alterata che nasce primariamente dal fatto che il dialogo, il crosstalk fra le cellule e l'ambiente che le accoglie è in qualche modo disturbato e condiziona l'evoluzione di queste cellule verso la trasformazione tumorale. Capire questo punto è essenziale per individuare nuove terapie ed è su questa linea che noi abbiamo introdotto e formalizzato un nuovo concetto, una nuova strategia. Qual è la differenza fra un sistema complicato e uno complesso? Ecco, l'aereo è complicato. Cosa vuol dire? Vuol dire che chiunque con un buon manuale di assemblaggio e con santa pazienza può costruire un aereo. Un sistema complesso come l'organismo umano non ha questo manuale di assemblaggio. Da nessuna parte sono scritte le regole, peraltro
sicuramente semplici, che permettono al sistema di auto-organizzarsi, di svilupparsi e differenziarsi nel tempo. Un altro esempio può essere quello della maionese. Uova, sale, limone e olio fanno la maionese, ma potrebbero fare una pasta frolla. Qual è la loro caratteristica? Possiedono proprietà emergenti, che cioè non possono essere desunte studiando i singoli componenti quando vengono considerati separatamente. È per questo che dal 2008 abbiamo costruito il System Biology Group, che tra l'altro raccoglie un insieme importante di ricercatori e scienziati che provengono da altre università del mondo, e a riguardo un passo avanti importante fu fatto quando io firmai gli accordi e i protocolli di ricerca con il presidente Peres, il presidente di Israele, proprio per facilitare attraverso la partecipazione di competenze diverse che andavano dalla matematica alla neurolinguistica, la comprensione di questi sistemi complessi, con l'occhio sempre puntato al cancro, perché l'obiettivo era capire come un sistema complesso presentasse dei punti particolarmente vulnerabili, che noi chiamiamo punti di transizione o di biforcazione, dove fosse possibile fare in modo che il sistema invertisse la rotta. E da qui che abbiamo introdotto un nuovo approccio terapeutico che è basato sulla reversione tumorale. Cosa vuol dire? Ma semplicemente prendendo spunto a quanto normalmente avviene anche in natura, dove assistiamo a dei casi di regressione spontanea del tumore, ci siamo domandati se anche nell'ambito della sperimentazione, sia in vitro che in vivo, fosse possibile osservare una regressione o condizioni tali che permettessero la riprogrammazione delle cellule tumorali, che in questo modo tornavano a comportarsi in modo normale. Siamo stati fortunati, anche supportati dalla collaborazione di altri colleghi a livello internazionale, abbiamo potuto confermare e documentare come questo processo avvenga, può essere guidato, e abbiamo identificato una serie di componenti a carattere farmacologico che sia nelle cellule o nell'animale da esperimento, sia già a livello clinico, consentono non già di uccidere il tumore. Prospettiva terapeutica maggiore su cui si basa il trattamento convenzionale, ma che permettesse addirittura a queste cellule tumorali di reintegrarsi nell'organismo recuperando un fenotipo, cioè un comportamento ed una morfologia che sono quelle delle cellule normali. E questa è la nostra grande scommessa: definire un trattamento, un protocollo che non comporterà più effetti collaterali per il paziente, che non mirerà più alla distruzione, al bombardamento del nemico, ma che consentirà in qualche modo la sua riprogrammazione e la sua integrazione nell'organismo sano.